sorgere nei pressi di Terracina. Ma non dimenticate che ci troviamo anche nel paese del melodramma. Qui si beve e si canta per esprimere che un brigante infesta le contrade. Ora si brinda ai carabinieri partenti per la cattura del famigerato Fra Diavolo. Testé alleggeriti dal brigante, Milord Rockwood e Milady Pamela. Viaggio di nozze, ma Milady non è felice. La cattura di Fra Diavolo frutterebbe a Lorenzo il brigadiere 6.000 scudi. Potrebbe così sposare Zerlina, la figlia dell'avaro oste Matteo. Dopo i gioielli, Milord teme di perdere anche la fedeltà di Milady per un rivale che li segue come un'ombra. Parlate del diavolo e subito compare. Il temuto rivale di Milord, lassivo ed elegante marchese, è arrivato sulle tracce della coppia. Fiero aspetto, brillante giocherellare del fustino. La gelosia fa perdere a Milord la flemma britannica e Milady rimbecca. Mentre Milord fa filare all'inglese Milady, il pavido Matteo si domanda come mai il ricco marchese non abbia incontrato nel suo viaggio Fra Diavolo. Ma il marchese non l'ha nemmeno sentito nominare. Beato voi, sospira l'oste. Voi siete fortunato che dal giorno, signor, che quel Fra Diavolo si trovi vicino. Ma di grazia mi dite chi è mai costui che chiamano Fra Diavolo? Com'è questo Fra Diavolo? Via, chi non lo sa? Il fiero aspetto, il fiocco rosso, lo stocco ed il moschetto, e di velluto indosso ricchissimo mantel. Tremate! Diavolo! Diavolo! Diavolo!
mangiardate ai poveri. Rapporti tra i Lazzaroni e l'Attillato Marchese. È lui che paga la cena, ma la loro contentezza sarà di breve durata. Il Marchese sembra schifarsi della loro sordida vicinanza. Essi brindano in suo onore, lo chiamano capitano. Del capitan alla salute, ehi che c'è? Levo il cappello. Egli è un coscritto, ha fatto l'uomo, nulla sa dell'etichetta. Ma io l'ho visto in fede mia, una cicoppa solida armata, ma il cime spina rotta brigata, ma il frio non è mio non andar. Or versami dell'acqua, rifletti che alla primiera bardati ti può cader la testa in su, mai ben inteso? Or dammi un tovagliolo. Egli è un vero cavaliere, di gran senno e di valore. Se Matteo non ci sentisse, potremmo dirvi la verità. Il Marchese non è altri che fra diavolo. Stanotte i tre faranno il colpo definitivo contro i tesori di Milady. Senza farmi un momento, obbedirsi si dovete voi. Questo è il mio comandamento, e la legge così molto si vuol. Ora passeremo nella sala comune dell'albergo. Milord, che sa stimare la gente di valor, di 10.000 franchi si riconosce debitor verso Lorenzo, che nell'ombra a cauto pie ha recuperato i gioielli. Così il brigadiere ha potuto prendersi anche un anticipo di abbracci, visto che ormai è certo di sposare Zerlina. Partito Lorenzo per la battuta definitiva, Zerlina accompagna in camera Milady per assisterla nella toilette notturna, nonché per ricevere da tanta maestra alcuni consigli sul modo di trattare i mariti. La notte avanza, è l'ora dei briganti. Fra diavolo i suoi salgono alla riscossa. Se potessero cantare vi direbbero che i derubati sono loro, dal momento che Lorenzo ha recuperato i gioielli di Milady. Vengono dunque a riprendersi il mal tolto. Calma ragazzi, per le ritirate strategiche lo scenografo ha predisposto un provvidenziale paravento. È Zerlina. Finalmente può andare a dormire anche lei. È stanca ma soddisfatta. Con gli indumenti getta via i fastidi della giornata e si offre alle speranze. Milady le ha dato dei buoni consigli, ma non le servono. Per lei il matrimonio sarà un'altra cosa. E sebbene non possegga i vezzi e il brio di Milady, grazie al cielo, per una serva non c'è malaccio. Di Milady grazie al brio, non c'è mai vantaggio. Non perciò Lorenzo mio, mi dovrebbe disprezzar. Grazie al cielo per una serva, questa vita non c'è mal, non ne sono mai.
quanto original. Mi par che alcun ti guida e nella stanza di minor andò e mai non vide, non sento alcun e il tornò. X è scoccata, o stanotte o mai più. Si inizia la marcia ai gioielli di Milady. Questo frason di notturno lor, mette dai conti in noi valor. Questo frason di notturno lor, mette dai conti in noi valor. Ma i briganti temono di far rumore, di svegliare Zerlina. Meglio farla fuori. Coraggio, poltroni! Se non che la Vergine ha ascoltato la preghiera di Zerlina e le salva la vita facendola parlare in sogno. Non importa, ferisci. Andiamo, non esitar. In questo albergo mi svegliate. Ci sono dei bravi carabinieri. Carabinieri.